Nuovo scontro tra Italia e Francia sui migranti. Darmanin, Meloni incapace di gestire i flussi. Tajani cancella la visita a Parigi, parole inaccettabili. La Premier incontra Haftar a Palazzo Chigi, focus su immigrazione e stabilità della Libia. Poi vede lo speaker della Camera USA, McCarthy. Mosca accusa gli Stati Uniti dietro i droni sul Cremlino. La replica menzogna, Zelensky allaia, condannate Putin. La Banca Centrale Europea alza i tassi dello 0,25%, Lagarde, prospettive di inflazione troppo alte. Alluvione il giorno dopo, Emilia-Romagna ancora sommersa dall'acqua, nuovi sfollati, il CDM dichiara lo stato d'emergenza. Ultimi preparativi per l'incoronazione di Carlo, in arrivo invitati da tutto il mondo, folla per William e Kate in visita in un pub di Londra. Potrebbe scattare stasera la grande festa del Napoli sul campo dell'Udinese, basta un punto per lo scudetto, 60.000 tifosi al Maradona davanti ai maxi schermi e noi seguiremo la partita con due tifosi d'eccezione. Nuovo attacco di Parigi a Roma sui migranti, il ministro dell'interno francese, governo incapace, Tajani, offese inaccettabili, poi la Francia corregge il tiro. Giorgia Meloni rilancia un nuovo patto tra fisco e contribuenti, oggi l'incontro con il generale libico Haftar e con lo speaker degli Stati Uniti. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, Lagarde, l'inflazione è ancora troppo alta, gli effetti sui mutui chiudono in calo le borse europee. Zelensky all'AIA chiede un tribunale speciale per Mosca, questa sia l'ultima guerra. La Russia accusa gli Stati Uniti per l'attacco sventato di droni sul Cremlino. L'alluvione in Emilia-Romagna, il governo dichiara lo stato di emergenza, centinaia di sfollati, rischio nuove frane e soccorsi ancora in azione, aperta un'inchiesta. William e Kate, a due giorni dall'incoronazione, mandano un messaggio di normalità, vanno in un pub di Soho e viaggiano in metropolitana come la regina Elisabetta. Tra poco il Napoli in campo a Udine per il match scudetto, tifosi in fibrillazione, maxi schermi allo stadio Maradona, striscioni ovunque, stringenti misure di sicurezza. Migranti, nuovo scontro Italia-Francia, il ministro dell'interno Darmanin, Meloni come Le Pen incapace di affrontare il problema, Tajani offese inaccettabili e cancella la visita a Parigi. La Premier Meloni vede il generale libico Haftar, poi lo speaker della Camera USA McCarthy, tensione in Consiglio dei Ministri sulle nomine per Guardia di Finanza e Polizia. La Banca Centrale Europea alza ancora il costo del denaro ai 25 punti, più cari i mutui e prestiti. Lagarde, non basta ancora, sappiamo che le famiglie soffrono, ma l'inflazione è troppo alta. Drone sul Cremlino, Mosca, gli Stati Uniti mandanti dell'attacco, la Casa Bianca, accuse ridicole. Zelensky all'AIA, Putin sarà processato, serve un tribunale per i crimini di aggressione. Alluvione in Emilia-Romagna, ancora allagamenti in provincia di Ravenna, resta la paura delle frane, migliaia di sfollati, inchiesta sulla morte dell'anziano travolto dalle acque. Napoli a un punto dallo scudetto, la squadra di Spalletti stasera in campo a Udine con 15.000 tifosi al seguito, 60.000 davanti ai maxi schermi al Maradona ed è pronta la festa. Nuovo sgarbo della Francia e l'Italia sui migranti. Il ministro degli interni Darmanin definisce il governo Meloni incapace. Non è in grado di gestire i problemi dei flussi, le sue parole. Immediata la reazione di Roma. Offese inaccettabili con il titolare degli esteri italiani. E cancella la visita a Parigi in agenda oggi. Non è questo, spiega, lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. L'esecutivo d'Oltralpe prova a calmare le acque e invita poi alla collaborazione. Silenzio di Palazzo Chigi. Tutto ciò mentre la Camera dà il via libera definitivo al decreto Cutro, il sì con un'ampia maggioranza e non senza scossoni. Protagonista il PD che mette sotto accuso se stesso e si divide sulle politiche dell'ex responsabile democratico del Viminale, Minniti. La segretaria Elly Schlein aveva dato indicazione di votare l'ordine del giorno di Sinistra Italiana che contestava i respingimenti e gli accordi con la Libia sui profughi. Netto il rifiuto di una parte del gruppo Dem che si è spaccato.
Un colpo di Kiev o un'operazione ordita dagli stessi apparati russi per giustificare ritorsioni? È giallo sull'attacco con i droni esplosi sul tetto del Cremlino. Mosca reagisce con l'offensiva più intensa del 2023, bombardando la capitale e altre città. E accusa Washington, è stato Zelensky con il supporto americano. Ma il presidente ucraino nega ogni coinvolgimento e alla Corte internazionale dell'AIA chiede l'istituzione di un tribunale speciale per punire l'invasione. Putin sia condannato. Bifrage ed esondazioni in Emilia-Romagna. In due giorni è caduta la pioggia di due mesi, provocando vittime, danni e centinaia di sfollati. Proseguono gli interventi per salvare le abitazioni e ripristinare strade e ferrovia, ma il bilancio è drammatico e la regione va verso lo stato d'emergenza. Aziende e agricoltura in ginocchio, nessuno ci ha avvisati. Se non ci aiutano, qui non possiamo più lavorare, denunciano il governatore Bonaccini. Ci rialzeremo. E mentre nelle zone di Bologna e Ravenna continua l'allerta rossa, scatta l'allarme in tutto il centro-sud. A Cosenza chiudono un viadotto costruito nel 2014. Un'ora dopo collassa per le forti precipitazioni, scatenando la protesta dei calabresi. L'esempio di Genova, dopo il crollo del ponte Morandi, immediatamente ricostruito, a tempo di record aperti i cantieri della nuova diga foranea, posata la prima pietra. Nel ricordo di Maradona, il Napoli si prepara a vincere il suo terzo scudetto. Questa sera è il match verità contro l'Udinese. Alla squadra di Spalletti basta un pareggio per consegnare ai partenopei il titolo che manca da 33 anni. Maxi schermi allo stadio, città blindatissima. I tifosi si preparano alla grande festa. Buonasera da Prima Pagina, vediamo subito i fatti principali del giorno nei nostri titoli, a cominciare dalla situazione in Emilia-Romagna. Due vittime, centinaia di sfollati dai paesi sommersi, aziende cancellate, migliaia di ettari coltivati andati perduti, danni incalcolabili dopo l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna. Si lavora con ruspe e idrovore per rimuovere acqua e fango. Il presidente della regione Bonaccini, ci rialzeremo, il governo dichiara lo stato di emergenza. Scriviamo un nuovo patto fiscale per l'Italia. La Premier Meloni agli Stati Generali dei Commercialisti. Basta fisco vessatorio, fondamentale una riforma per rilanciare la crescita. La Schlein, se cambiamenti, collaboriamo. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il ministro dell'Interno francese Darmanin attacca il governo Meloni sui migranti, incapace di risolvere il problema. Dura reazione del ministro Tajani, che annulla il bilaterale a Parigi previsto proprio per oggi. Offese inaccettabili. Non è questo lo spirito per affrontare sfide comuni. Si infiamma il conflitto in Ucraina dopo i droni esplosi sul Cremlino. Medvedev, gli Stati Uniti dietro l'attacco terroristico. Ci sarà un'escalation. Zelensky smentisce e torna a chiedere un tribunale speciale. L'attenzione maniacale alla sicurezza dei due presidenti tra le ossessioni di Putin e gli attentati falliti alla vita del leader ucraino. Londra pronta alla solenne incoronazione di Re Carlo III. Si moltiplicano gossip e misure di sicurezza. Domani preparativi e curiosità a speciale TG5. Sabato a Verissimo TG5 la diretta delle cerimonie. Portofino, amata dai turisti di tutto il mondo, è sempre più accogliente in vista dell'estate. Ordinanza del sindaco Viacava per garantirne decoro e rispetto delle bellezze naturali. Il Napoli a Udine per coronare il sogno scudetto, esaurito il Maradona per vedere la partita sui maxi schermi e poi tutto pronto per la grande festa. Crisi dei migranti, responsabile degli interni francese, attacca l'Italia. Il governo Meloni è incapace di affrontare il problema, metteremo i gendarmi al confine. Il ministro Tajani cancella l'imminente visita a Parigi e accusa sono offese inaccettabili e contrarie allo spirito europeo. L'attacco dei droni al Cremlino, Mosca punta il dito contro Kiev e chiama in causa anche gli Stati Uniti come mandanti, ma è giallo sui veri autori dell'azione che potrebbe essere una messa in scena organizzata dai russi. Putin ordina pesanti bombardamenti di rappresaglia sulle città dell'Ucraina. Disastro maltempo, alcune zone dell'Emilia-Romagna restano sott'acqua e richiedono interventi di soccorso. I danni dell'alluvione sono ingenti. Abbiamo perso tutto, raccontano agricoltori e piccoli imprenditori. La regione chiede lo stato di emergenza.
A Roma ha celebrato il 162esimo anniversario dell'esercito italiano alla presenza del presidente del Senato, dei vertici militari e di una folla di spettatori. Una grande festa in Piazza del Popolo tra i paracadutisti della Folgore, gli elicotteri Mangusta e gli immancabili bersaglieri. Cresce l'attesa a Napoli. Tra poche ore la squadra di Spalletti potrebbe regalare il terzo tricolore alla città. Basta un pareggio in trasferta a Udine per far esplodere la gioia dei tifosi che aspettano lo scudetto da 33 anni, quando giocava Maradona. A Londra conto alla rovescia per l'incoronazione di Re Carlo. Tra teste coronate e capi di Stato, per l'Italia ci sarà Mattarella, interverranno anche i rappresentanti delle oltre 400 associazioni benefiche sostenute dal sovrano. La cerimonia di sabato sarà trasmessa in diretta da Verissimo su Canale 5 a partire dalle 10.45, un appuntamento con la storia al quale è dedicato il nostro Mag subito dopo il TG. Oggi è lo Star Wars Day, la giornata di Guerre Stellari festeggiata da milioni di fan in tutto il mondo, e per celebrare l'epopea della famosa saga cinematografica arriva l'omaggio alla protagonista della prima storica trilogia, Carrie Fisher. L'indimenticabile principessa Leila ha ricevuto una stella postuma sulla Walk of Fame di Hollywood. Tensione alle stelle, ancora una volta tra Italia e Francia, il fuoco alle polveri lo dà il ministro dell'interno francese Darmanin, con una dichiarazione alla quale accusa Giorgia Meloni, che guida, dice Darmanin, un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, di non essere capace di risolvere i problemi dei migranti. Dopo simili parole, il nostro ministro degli esteri Tajani ha annullato l'incontro che doveva essere proprio oggi a Parigi con la sua collega francese. Parole inaccettabili, dice il vice premier, non solo contro il governo ma contro l'Italia, una vera e propria pugnalata alle spalle. Dietro alla sortita di Darmanin ci sarebbero anche motivi di politica interna francese, tra gestione dei loro migranti e tensioni per le proteste sulle pensioni. Washington respinge con grande durezza le accuse fatte dal portavoce di Putin, Peskov, secondo cui ci sarebbero gli Stati Uniti dietro l'attacco di droni dell'altra notte contro il Cremlino. Bugie prive di ogni fondamento, dice Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. In corso un massiccio bombardamento con i droni russi su Kiev. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto, salendo così al 3,75%, allineandosi alla decisione ieri sera della Federal Reserve americana. Francoforte spiega che le prospettive di inflazione continuano a essere elevate per troppo tempo, il che fa presupporre che potrebbero esserci ulteriori interventi. Il governo, che ha decretato lo stato di emergenza per il maltempo in Emilia-Romagna, ha rinviato però altre decisioni che erano molto attese. Infatti c'era da scegliere il successore di Zafarana alla guida della Guardia di Finanza, il nome più probabile è quello di Andrea De Gennaro. Voce anche di un possibile avvicendamento alla guida della Polizia con Vittorio Pisani al posto di Lamberto Giannini, ma tutto, ripeto, è stato rinviato.